stiamo scoprendo un'altra cosa, mi scusi, che qui di scienza c'è ben poco, ci sono scelte politiche. Guardi, ci sono secondo me due considerazioni da fare. Da un lato è vero che essendo vaccini ancora diciamo in via di sperimentazione per alcuni loro aspetti, può accadere che si cambi rotta mentre si utilizzano, perché possono arrivare esperienze, effetti collaterali che ci fanno modificare l'utilizzo. Però è anche vero che è assolutamente incredibile quello che sia accaduto con effetti collaterali non comunicati nella rete di sorveglianza europea fra le varie agenzie. E l'altra cosa che mi lascia molto perplessa è quella che è stato pubblicato il numero di effetti collaterali avuti con Pfizer, ecco, che addirittura supera quelli di AstraZeneca, ma non se ne parla per niente. Allora, dobbiamo essere tutti modesti e dire che probabilmente l'emotività ha preso il sopravvento. Io voglio assolutamente pensare che ci sia stata una buona fede, che le decisioni sono state prese affrettatamente, dettate dall'emotività. Peraltro lo stesso professor Palù ha detto che l'emotività ha giocato moltissimo, che l'AIFA in pratica si è trovata a un bivio: o bloccare dando alla gente la fiducia che si sta attenti a qualsiasi segnale, o andare avanti e invece non distruggere la fiducia su AstraZeneca, che in parte è stata distrutta. Ecco, ma un costo molto alto, dottoressa. Ci sono tante verità che devono essere approfondite. Ho capito, ma intanto si paga un costo molto alto. Ma guardi, io credo che tutta questa questione vaccini, che certamente non è facile da gestire, sia stata gestita in maniera direi abbastanza confusa, vista dall'occhio del cittadino. Il cittadino purtroppo ha perso la fiducia. A questo punto, a livello proprio centrale istituzionale, ci vuole una comunicazione diretta e chiara. Luca, perché non rispondono? Se recuperiamo la fiducia, certo, non la devo da nessuna parte. Luca, libertà. Perché, libertà perché la verità non la possono dire. C'è una guerra geopolitica sui vaccini in cui ognuno ha il suo vaccino che deve far correre. A partire dalla Pfizer. Vi do un'ultima cosa che è passata sotto un telegramma. È arrivata notizia ufficiale che Pfizer ha costruito in Germania il più grande impianto produttivo di vaccini, produrrà 1 miliardo di dosi. A chi le deve vendere? Intanto bisogna partire proprio dall'inizio. È stata una guerra ai vaccini, ognuno ha puntato sui suoi, e ce n'era uno che costava 7 volte meno di tutti gli altri. AstraZeneca. Qual è? AstraZeneca, una combinazione. Poi facciamo un altro calcolo. Tutti gli altri vaccini, tutti più o meno sperimentali, tutti fatti di corsa con un miracolo in chiesa, più o meno sono partiti. Ce n'è uno che è finito sotto tutti i raggi X. E qual è? AstraZeneca, è di nuovo una combinazione. Lo hanno fermato dicendo che copriva poco, lo hanno fermato per limite di età, lo hanno fermato per 3 casi avversi che ci sono stati anche per gli altri vaccini, e alla fine un altro vaccino, Pfizer, prodotto in Germania da una multinazionale con un brevetto tedesco, da una multinazionale americana, questo vaccino ha avuto le reazioni avverse, ha condizioni di conservazione molto più sconvenienti, però continua ad avere un mercato, costa perché questo vaccino di più. È stato però...